Ed ora passiamo al discorso delle utenze telefoniche. Io su questa cosa veramente non riesco a capire come mai ancora non siamo riusciti ad arrivare ad un punto di comprensione. Comprensione perché neanche voi capite. Io vi dico adesso, 503.864 euro per le utenze fisse, che aggiunte ai 60.000, ai 65.200 delle utenze mobili, fanno 570.000 euro circa. Qui non ci sono le utenze che noi paghiamo per le scuole elementari, non ci sono le utenze elementari, medie, gli istituti comprensivi, e non ci sono neanche le utenze che noi paghiamo per gli uffici giudiziari. Le ho volute togliere, giustamente, onestamente, perché il comune di Trento, che è il comune con il quale io ho fatto questa analisi comparativa, non paga queste utenze. Ebbene, vi voglio un attimo leggere per la telefonia. Ah, non vi dico, ho ricevuto questo che è la rendicontazione delle loro utenze telefoniche. La mattina ho telefonato agli uffici, dopo 2 ore mi è arrivata questa email. 2 ore. Per sapere noi quanto spendiamo, il dirigente Monti ha dovuto scomodare l'energy manager, che non c'entra nulla, Luciana Tascanio, che è venuta in commissione a dire: io non ne so nulla, non sono io che me ne occupo. E chi si occupa di questo? Non lo so, non si sa, non si sa. Mistero. Allora, il Comune di Trento mi ha risposto in un attimo e ha scritto: telefonia fissa, per il servizio di telefonia fissa l'amministrazione ha aderito alla convenzione Consip telefonia fissa 4. Nell'anno 2013 è stata sostenuta una spesa complessiva pari ad euro 69.737. Tale spesa riguarda il costo di canoni e traffico in uscita delle 72 linee telefoniche attive con i gestori Telecom e Fastweb. Sono escluse le chiamate effettuate con la tecnologia VoIP, che anche noi abbiamo, in quanto usando questo sistema le telefonate interne non costano nulla, così come le telefonate ad altri enti pubblici trentini dotati della stessa tecnologia. Sapersi mettere insieme, no? Che cosa fa? Fa risparmiare al cittadino. Questa era la telefonia mobile. Andiamo a vedere la telefonia fissa. Quindi, un contratto unico, signori, un contratto unico, unico. Consip. Telefonia mobile. Per il servizio di telefonia mobile, l'amministrazione ha aderito alla convenzione Consip Telefonia Mobile 5. Nell'anno 2013 è stata sostenuta una spesa complessiva pari ad euro 64.846 euro. Tale spesa riguarda il costo di canoni, traffico telefonico e tassa di concessione governativa di numero 325 utenze, mobile 325 utenze, fonia e dati, e numero 303 apparecchi cellulari a noleggio. Si precisa che rispetto alla spesa indicata il costo della tassa di concessione governativa è di euro 41.000 e rotti. Per l'utilizzo dei telefoni cellulari è stato adottato in data 2011 il disciplinare per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari, che regola criteri e modalità per l'assegnazione e l'uso dei dispositivi di comunicazione mobile da parte degli amministratori e dei dipendenti. Il disciplinare prevede inoltre, sentite questa, per sindaco, assessori, presidente del consiglio e dirigenti che hanno attivato la soluzione Google per l'utilizzo di internet e la gestione informatizzata dell'agenda, una compartecipazione alla spesa di euro 60 annui con fornitura di smartphone a noleggio o di euro 40 annui con utilizzo di smartphone personale. Sono loro che pagano! Sono loro che danno un contributo all'amministrazione. Per sindaco, assessori, presidente del consiglio, dirigenti e dipendenti che utilizzano privatamente il telefono, un addebito annuo viene messo di 40 euro. Nell'anno 2013, per l'attivazione della soluzione Google e l'utilizzo privato del telefono, è stato complessivamente rimborsato l'importo di 6.979 euro. Allora, io dico, loro hanno 1.500 dipendenti, il Comune di Trento ha 1.500 dipendenti, nonostante abbia lo stesso numero di cittadini,
Noi abbiamo 500 dipendenti, non so quanti utenti abbiamo, non so come vengono utilizzati i telefoni cellulari, so solo una cosa, che non è giustificabile, in alcun modo giustificabile, lo spreco che noi stiamo facendo di centinaia di migliaia di euro dei soldi dei contribuenti. Non è giustificabile, centinaia di migliaia di euro, perché se loro hanno 1500 dipendenti, noi potremmo spendere un terzo di quanto spendono loro, immagino. Quindi un terzo di 120.000 euro, quant'è? 40.000 euro? Poco meno. E poi è paradossale, noi non abbiamo risparmiato rispetto all'anno scorso. Pensate, questa cosa ve la voglio dire, le grandi opere, 37.500 euro, le grandi opere, telefonia fissa, praticamente spendono un terzo di tutto il comune di Trento, solo le grandi opere, praticamente spendono 3.200 euro al mese. Servizi generali 137.000 euro. Quanto tutto il comune di Trento? 31.300 la viabilità. 31.300. 27.500 i trasporti. 15.000 il sistema informativo. 27.500, ah, l'abbiamo detto. Segreteria generale 10.000, 51.500 la polizia municipale, certo la polizia municipale, le circoscrizioni 31.500, poi dal 2011 siamo cresciuti perché abbiamo aumentato di 12.000 euro in più 2011-2012-2013 abbiamo aumentato di 103.000 euro, le spese telefoniche sono aumentate di 103.000 euro, 2013-2014 abbiamo aumentato solo di 3.000 euro, ci siamo limitati. La telefonia mobile è diminuita, per fortuna è diminuita perché è cresciuta dal 2011 al 2013 di 120.000 euro la telefonia mobile, poi abbiamo diminuito di 2.400 euro dal 13 al 14, meno male. Insomma signori, questo è un esempio di come la mancanza di controllo comporta un esborso, uno spreco, uno schiaffo ai contribuenti. Questo non è altro che schiaffo, queste sono mazzate, vere e proprie mazzate. Non abbiamo il controllo. Chi è che fa i contratti? Chi segue i contratti? Chi è che decide? Chi è che capisce se c'è una fattura doppia? C'è stato un dipendente che per la sua buona volontà solo un mese fa si è messo lì a spulciare tutte le bollette del gas e ha visto che c'erano 300.000 euro di fatture non dovute che se non si fosse messo lì a spulciare, ma nel suo mansionario non c'è che deve controllare, c'è solo che deve inserire i dati e mandare poi all'ufficio per pagare, non c'è il controllo. Si è messa a controllare, beh, 300.000 euro ha trovato, ha fatto risparmiare a questo ente 300.000 euro, ma è la buona volontà. Noi dobbiamo creare un sistema, non di buona volontà, un sistema che funzioni, un sistema di controllo che funzioni. Ancora oggi non ce l'abbiamo, è stata alla fine della consiliatura, signori, se non l'avete fatto fino adesso o è dolo o è cattiva volontà o è incapacità, beh, potete rimanere lì dove state.